Nella serie I campioni leggendari della box, questa puntata è dedicata a Jack La Motta. Jack La Motta, campione del mondo dei pesi medi, noto al pubblico italiano per due situazioni. Uno perché nel 1950 è stato l'avversario di Tiberio Mitri, che allora era probabilmente il pugile italiano più popolare. L'altro per un film di grande successo, Toro Scatenato, Fighting Bull, che ha portato appunto sullo schermo le gesta davvero leggendarie di questo grande pugile. Ecco, noi lo vediamo in alcuni match, alcuni due sono fondamentali, uno purtroppo sono poche immagini ma comunque danno l'idea quando ha conquistato il titolo contro Marcel Cerdan, un altro per la sua drammaticità perché Jack La Motta era nettamente in svantaggio contro Laurent Dutille e è riuscito a girare le fasi del match in una quindicesima indimenticabile ripresa. Gli altri quattro incontri non sono probabilmente i più importanti nella storia di Jack La Motta, ma danno un'idea delle caratteristiche di questo pugile e spiegano perché è rimasto, anche dopo la fine della carriera, uno dei pugili più popolari nella storia del pugilato, almeno per il pubblico americano. Buon divertimento. Jake La Motta challenges. Non lo avevano ancora battezzato Fighting Bull, Toro Scatenato, Jack La Motta, quando il 16 giugno 1949 sul ring di Detroit affrontava Marcel Cerdan, il campione del mondo dei pesi medi. Queste sono immagini della quinta ripresa. From start to finish, this was a rousing battle as La Motta and Cerdan stayed toe to toe. Guardate questo scambio. Cerdan won the middleweight championship with a KO win in 12 rounds over Tony Zale in September of 1948. In round 8, the action never lets up. La Motta has had recent wins over Joey DeJohn, Robert Villemain, Tony Gennaro and Tommy Bell and a KO victory. Vi dà un'idea del tipo di box che sapevano sviluppare questi due pugili. Cerdan was a courageous boxer. In this fight, a fall in the first round injured Cerdan's left shoulder. You will notice he can't use the arm at all. La Motta è sulla sinistra. One punch, the right. La Motta knows it, and although he respects Cerdan, he wants that title. In round 9, La Motta, always a great puncher, stays close, trying to minimize Cerdan's right. La Motta in dark stops with the white waistband, senses victory, but the gallant Frenchman won't give up, trying to get one punch home that will end it all. La reazione di La Motta è più intensa. Cerdan still unable to use that left hand, still using one arm, his right. Cerdan di spalle. Alla decima ripresa Marcel Cerdan non è più in grado di continuare e Jack La Motta diventa campione del mondo dei pesi medi. In the second defense of his title, La Motta takes on Laurent Dutille. Detroit, 13th of September 1950. È il 13 settembre 1950. Sul ring di Detroit, Jack La Motta contro Laurent Dutille, francese. La Motta aveva difeso il titolo conquistato contro Cerdan contro il nostro Tiberio Mitri, battuto ai punti il 10 luglio. Questo è stato uno dei match più drammatici, forse, nella storia della box. And tonight only has to last the round and he will be crowned the new middleweight champion. Laurent Dutille al centro del ring, però La Motta gira l'avversario, ha un momento di reazione, sembrava irrimediabilmente battuto. Con le ultime energie che gli sono rimaste, Jack La Motta, but La Motta rallying from the brink of defeat, sull'orlo della sconfitta, and almost through the ropes, riesce ad abbattere l'avversario al quale sarebbe bastato terminare in piedi questa quindicesima ripresa per diventare campione del mondo e invece Dutille crolla e Jack La Motta riesce a conservare il titolo. One of the greatest crowd pleasers of all time, winner and still middleweight champion of the world.
1951, Sugar Ray Robinson contro Jack LaMotta sul ring di Chicago. Memorable fight for the world middleweight title, 14th of February 1951. Shake hands and come out fighting. The buzzer sounds for round number one. Robinson aveva difeso il titolo l'ultima volta contro Carl Bobo Olson. K.O. la dodicesima ripresa sul ring di Philadelphia. È il 14 febbraio 1951. Jack LaMotta, il suo avversario. Round number one of a 15 round World's Middleweight Championship bout here in Chicago. In the white trunks, Sugar Ray Robinson. In the black trunks, Jake LaMotta. LaMotta nel 1950 aveva battuto il nostro Tiberio Mitri. LaMotta constantly bore in and punched strictly for the stomach during the early rounds. Robinson, come ho detto, aveva battuto Olson, ma il titolo era riconosciuto soltanto in Pennsylvania. Praticamente si tratta di una riunificazione del titolo. LaMotta aveva battuto Marcel Cerdan nel giugno del 1949, poi il nostro Mitri il 12 luglio 1950, e aveva salvato il titolo con una drammatica vittoria su Laurent Dautil il 13 settembre 1950. Passiamo all'undicesimo. Al Silvani all'angolo di Jack LaMotta. Al Silvani sarebbe stato poi all'angolo anche di Nino Benvenuti. Gancio sinistro di Robinson. LaMotta mantiene l'iniziativa. Qui messo alle corde in un angolo Robinson. LaMotta con il gancio sinistro due volte, poi prova con il destro, ancora con il sinistro. Grande abilità difensiva di Robinson. Alla fine Robinson si toglie dalla scomoda posizione, riguadagna il centro del ring. There have been no knockdowns so far in the fight. Destro di Robinson. In that great action by LaMotta, he couldn't score the big one. The slowly tiring Ray Robinson wasn't punching cleanly when he came out of it, missing. Robinson's left hook was low. He was warned by referee Frankie Sicora. Robinson. Gancio sinistro. Non si ferma però LaMotta. Robinson con il gancio sinistro. Grande velocità. E precisione anche. Altro gancio sinistro che scuote LaMotta. Half a minute to go of the 11th round. Robinson set him up with those body blows, damaged his nose. Ancora con il sinistro Robinson sull'attacco di LaMotta.
Grossa difficoltà alla Motta. Destro sinistro e ancora sinistro per Robinson, che ora sembra padrone del match. E arriva il gong a salvare Jack LaMotta. Well, certainly that was one of the most damaging evidences of punching that you have seen in recent years. Devastanti i colpi di Robinson. Colpi velocissimi e precisi. Dodicesima ripresa. Tre destri in sequenza di Robinson. Molto più veloce Robinson. Più rapido di braccia e di gambe. I colpi di sbarramento di Robinson rendono difficile per la Motta imporre il match a corta distanza. Terribile il destro, poi il gancio sinistro di Robinson, ancora il destro. The crowd senses the kill. Gancio sinistro di Robinson. LaMotta is completely on clear street. He's fighting now. Si è attenuata l'azione offensiva di LaMotta. And Rockley. He is badly cut as far as punching is concerned around his right eye. Motta cerca di andare in avanti ma viene costantemente anticipato dai colpi di Robinson. Robinson is merciless, keeps looking at the clock. Sinistro, destro, ancora il destro di Robinson. Terribile la punizione che sta subendo la Motta. Anche perché Robinson non sbaglia un colpo. Row after row after row from the ring, the crowd is standing and cheering. LaMotta is just a catcher with a half a minute to go, mouth wide open, left eye bleeding. Non riesce più a portare colpi la Motta. Combatte distinto. Destro di Robinson. The round is almost over. Non è più capace di reazioni la Motta. E arriva il gong che pone termine a una durissima dodicesima ripresa. Grande attenzione e tensione all'angolo di Jack LaMotta. Francamente non si capisce perché facciano continuare il match. And of course, by commission rules, the fight will continue. LaMotta is a very tired. Tutti guardano con curiosità all'angolo. Round number 13, a hard luck number. Ma ugualmente la Motta inizia la tredicesima ripresa. Ma ormai Robinson è padrone del match. Il coraggio in questi casi serve soltanto alla Motta per allungare
l'incontro. Fino all'ottava, nona ripresa, la Motta è riuscito a reggere alla maggiore abilità, alla maggiore velocità dell'avversario. Ora non riesce più a rendersi pericoloso, a contrare. Va in avanti distinto, perché questo è sempre stato il suo stile di combattimento. A chopping block. Robinson trying to KO him. È un match a senso unico. Si nota quasi un certo imbarazzo da parte di Robinson in alcuni momenti. For eight rounds, LaMotta gave better than he took. And then Robinson unleashed all of his best guns for the last four rounds. E dalla undicesima ripresa in poi non si è visto più un pugno portato da La Motta. These are clean whistling shots, lefts and rights. How he can survive them, nobody knows. Head shake at the ring. Destro, sinistro, destro. Non si capisce perché l'arbitro faccia continuare il match, ed ecco che alla fine si decide ed è KO tecnico. A La Motta rimane la soddisfazione di non essere andato al tappeto. Ma forse, non so se questo sia stato un vantaggio, la punizione è stata durissima. KO tecnico alla tredicesima ripresa. Sugar Ray Robinson è campione del mondo dei pesi medi. And there you see it. A champion gone down to defeat. And so now we wait for the announcement from Eddie Plick, the ring announcer. The winner by a technical knockout in 2 minutes and 4 seconds. 2 minutes and 4 seconds della tredicesima ripresa, il tempo ufficiale. George Gainford all'angolo di Sugar Ray Robinson. In the sixth round, Murphy continues to smash Lamotta body and head and opens another cut on Lamotta's right eye. Now here we are in round 7 of this 12-round light heavyweight bout between Jake LaMotta, the Bronx Bull, and Irish Bob Murphy here at Yankee Stadium. Murphy in the white trunks. This is the biggest payday in Murphy's career. You'll get close to $30,000 for tonight's fight, the most he's ever gotten for one night's work. And he's sure giving the fans their money's worth. Neither of these boys throws just one punch. They keep punching away, even when they come in head to head. Crowd wondering how LaMotta can still stand on his feet after all the punishment he's taken so far. But look at him go, hitting Murphy for all he's worth. This Murphy must have an iron jaw too. Well, he's never been knocked out. Round 7. The crowd is wondering what's going on in LaMotta's corner. There's the commission doctor. He looks at Jake. The fight's over. Jake's too sick to continue. Irish Bob Murphy is awarded the bout by a knockout in the 7th round. After losing his title to Sugar Ray Robinson just over 1 year earlier. Ritroviamo Jack LaMotta sul ring di Detroit il 5 marzo 1952.
in un incontro senza titolo in palio contro Eugene Hairston. That's Lamotta in the dark trunks, Hairston in the white. Jack Lamotta in pantaloncini neri. Lamotta, nicknamed the Bronx Bull, is 31 years old. Weighs 168 pounds. 31 anni all'epoca, Jack Lamotta, nato il 10 luglio 1921. Hairston is only 23 years old. Lamotta aveva ceduto il titolo mondiale a Ray Sugar Robinson il 14 febbraio del 51. Qui siamo nel marzo del 1952. Over 10,000 fans jammed into Olympia Stadium tonight. Più di 10,000 spettatori nell'Olympia Stadium di Detroit, nel Michigan, la città nella quale Lamotta ha sostenuto la maggior parte dei suoi incontri. Pur essendo nativo del Bronx, quartiere di New York. Lamotta lost his title to Sugar Ray Robinson 18 months before this fight, and since then he hasn't been able to win the fight. The experts say he's all washed up. Before the fight, Lamotta promised his father that if he lost to Hairston tonight, he'd quit. But he also said if he beat. Prima di questo incontro, Lamotta aveva promesso a suo padre che se avesse perso questo incontro avrebbe abbandonato l'attività. Piuttosto veloce, piuttosto rapido questo Eugene Hairston. Buon uso del jab sinistro da parte di Hairston. Siamo nella terza ripresa. Now here we are in round three. Ten rounder between former middleweight champion Jake Lamotta in the dark trunks, Gene Silent Hairston from New York in the white trunks. Gene gets his nickname from the fact that he's a deaf mute, but that disability hasn't been a handicap in his fight career. He entered the pro ring in 1947. Ritmo molto intenso. He's had 58 fights and lost only 10. Ecco, all'epoca c'erano pugili come questo Eugene Hairston che non hanno mai avuto l'opportunità di diventare campioni del mondo. La selezione era durissima, solo 8 categorie di peso e 8 campioni del mondo. Jake Lamotta, the bull, has a short neck, broad shoulders. And he pulls his way around the ring. He likes to. Qui c'è un Hairston. He's always moving forward. He can take a punch too. He's never been knocked down in his entire. Ha messo in difficoltà Lamotta, la reazione di Lamotta. No one has ever been able to knock him to the canvas. Gene Hairston is a very good. Buon uso del sinistro da parte di Hairston. Hairston's favorite combination is the 1-2, left jab and right cross. But he also hits. Jab sinistro e gancio di destro di Hairston. Round durissimo per Lamotta, che aveva 31 anni, ma sempre straordinarie le sue reazioni. The referee's got to be extra careful tonight because Hairston can't hear the gong at the end of the round. He's liable to continue swinging away and the referee's got to watch. La varietà di colpi di Hairston. Lamotta's got to watch it too because unless he keeps that guard up and keeps fighting until Hairston stops, he's liable to get hit after the bell. Sono momenti favorevoli all'uno e all'altro pugile, senza che l'arbitro abbia mai bisogno di intervenire.
E sono incontri che oggi si vedono raramente, forse non si vedono più. There's the end of round three. In the fourth and fifth rounds, gran terza ripresa questa, but LaMotta slows up a little. Siamo al sesto round. Round six. Before the fight, Hairston's manager said their plan tonight was to hit LaMotta to the body, wear him down. Well, so far Hairston's been following that plan very well. But he's also been getting some hard shots to LaMotta's head. Il ritmo non tende a scemare. Gancio sinistro, montante destro di Hairston, gancio destro. Ancora il montante destro, poi il gancio. Ancora il gancio destro. Here in Michigan, each round is scored on a point system. And before the fight, Hairston's manager asked the Michigan officials to watch LaMotta, claiming that Jake plays possum in the early parts of the rounds. Lets the other fighter do all the fighting until the last 30 seconds, and then comes through with a flurry, so as to look good. Continua l'azione di Hairston. Hairston's a 2-1 favorite with the experts tonight. But the crowd is all for LaMotta. They'd like to gancio sinistro win. Di Hairston. He's given Detroit fights fans some of their finest bouts. Manca di un soffio un destro che poteva essere decisivo. Eugene Hairston. LaMotta costretto a subire, ma mai domo. Eccolo qui che si scatena. LaMotta era noto per la sua capacità di scatenarsi negli ultimi secondi di un round in modo tale da impressionare i giudici. Il pubblico tutto per LaMotta. It's been a hard, clean fight so far. The referee hasn't had to part them very much. Very little clinching. Ecco qui LaMotta cerca di scatenarsi, ma deve incassare ancora duri colpi. Comunque una splendida battaglia con l'arbitro che non deve mai intervenire. Decima ed ultima ripresa. The boys slam one another all over the ring, and it's pretty even, although Hairston may have a slight edge. Now here we are in the 10th and final round. 10 round middleweight bout between Eugene Hairston and Jake LaMotta, the Bronx Bull, former middleweight champion here at Detroit's Olympia Stadium. LaMotta in the dark trunks. Col sinistro LaMotta, LaMotta in pantaloncini neri. This is the round that could very well tell the entire story. It's been pretty even up to now. LaMotta's whole future as a fighter may depend on this 10th and final round. LaMotta's forcing the fight more in this round, and the crowd's all rooting for him. He's their favorite, regardless as to what the experts LaMotta say. Gancio sinistro di Hairston. After all that punishment both have taken for 9 grueling rounds, these boys are in very fine shape here in this 10th and final round. Pensate, un match di questa qualità sulle 10 riprese senza titolo in palio. Oggi si vedono campionati del mondo di ben più modesto livello. Erano i tempi in cui le palestre erano piene. Talenti ce n'erano tanti, ma c'erano solo 8 campioni del mondo, uno per ciascuna delle 8 categorie di peso. Si sbilancia, quasi finisce per terra LaMotta, che è andato a vuoto con un sinistro.
gancio sinistro di Hairston. È l'ultimo colpo di gong. Avrebbe probabilmente vinto Hairston, risultato di parità. Less than 1 month after his battle with Hairston, Jake LaMotta meets Norman Hayes for the second time to avenge. Pensate che un mese e 4 giorni dopo la terribile battaglia con Hairston, Jake LaMotta è tornato sul ring di Detroit contro Norman Hayes, contro il quale aveva perso in una occasione precedente. Il gennaio precedente sul ring di Boston, Jake LaMotta aveva perso i punti contro Norman Hayes, che qui si ritrova di fronte, ma ripeto, un mese e 4 giorni dopo la terribile battaglia con Eugene Hairston che avete appena visto. This is the second meeting between these boys. Hayes won a close decision in Boston 10 months before. White fans all over the country are watching this one tonight. Since LaMotta lost his middleweight title to Sugar Ray Robinson a year and a half before, most of the fight experts have said Jake was all through. But if Jake can beat Hayes tonight, LaMotta col sinistro a ripetizione. Top contender. Motta in avanti. E lui a fare il match in questa occasione. The end of round one. È la fine della prima ripresa. Passiamo alla terza. Now round three of this 10-rounder between Jake LaMotta in the dark trunks. Match senza titolo in palio, ripeto, sulle 10 riprese. LaMotta's 10 years older than Hayes. Jake's never claimed to be a great boxer. He's strictly a slugger. Sono ben 10 anni di differenza tra i due pugili. Norman Hayes, 21 anni contro i 31 di Jake LaMotta, ex campione del mondo. Titolo conquistato contro Marcel Cerdan e perduto contro Ray Sugar Robinson. Ecco, questa era la qualità dei pugili. Hayes has been in the ring for 3 years. All'inizio degli anni 50. He's 21 years old. He's won 21 fights, 6 by knockouts. He's not a great hitter, but he's considered one of the best of the younger fighters in the middleweight division. Cerca col jab sinistro di tenere lontano la Motta Hayes. È stato un richiamo volante dell'arbitro a Hayes per un colpo probabilmente basso. La Motta disposto a subire qualche colpo pur di agganciare l'avversario e di mettere a segno le sue serie a due mani. That's a new punch for him. Ecco la Motta. Si scatena, un bel sinistro al corpo. Fuori misura col sinistro Hayes, che dimostra però notevole velocità.
round three. Round di intensità straordinaria. Hayes slams LaMotta with hard shots to the body. In the seventh, eighth and ninth rounds, LaMotta speeds up the pace and outpunches Hayes. Now the tenth and decima ed ultima ripresa. LaMotta, former middleweight champion, and Norman Hayes of Boston. Hayes in the white trunks. Azione di LaMotta. Whoever takes this round could well win the fight. LaMotta ha bisogno di una buona decima ripresa per vincere questo match. Referee's warned Hayes several times about low blows. Sempre efficace Ace. Poi un sinistro di LaMotta. Poi un destro. Ma Ace continua a colpire. LaMotta non riesce a fermarlo. Però poi c'è un gancio sinistro che scuote Ace. Ora LaMotta si scatena. Ancora LaMotta col sinistro. Ora Ace in difficoltà. LaMotta lo provoca. Ed è l'ultimo colpo di gong. Gran match comunque. Vince LaMotta ai punti. Si prende la rivincita per una precedente sconfitta. Freshening the kid up, 22 years of age. 10-second buzzer. Number 10 can be the big round. Round number 10. Harris is out there kind of early, but referee Clarence Rosen will have him wait. Both boys touch leather. Here we go. Two minutes to go in the fight. Clarence Rosen, the referee, took Gene Harrison over to Mike Mealy in his corner. It was to remove some of the Vaseline from him. The punches were sliding by. One minute more. Harrison attempting to use speed.
15 more seconds. I checked myself on that time. There it is. The fans really loved it out here at the Detroit Olympia. Ben Bentley, the ring announcer, will get the slips. We're looking at Jake LaMotta. Now at Eugene Hairston. Referee Clarence Rosen scores 53-47 for Jake LaMotta. Winner, Jake LaMotta. The winner by unanimous decision, Jake LaMotta. Still searching for another championship chance, Jake LaMotta fights. Instancabile l'attività di Jake LaMotta in quel periodo, 11 giugno. Quindi abbiamo visto il match con Hairston 5 marzo, poi quello con Ace il 9 aprile, 11 giugno contro Bob Murphy. 170 pounds tonight, quite heavy for Jake. Sellout crowd here at Olympia tonight, 16,000 fans. 16.000 spettatori per questo match. E non si fa fatica a capire come il pubblico apprezzasse le qualità di LaMotta. Stavolta l'avversario di LaMotta è un bianco. LaMotta's a great favorite in Detroit. He's had 22 pantaloncini neri, Bob Murphy. Marcel Cerdan for the middleweight title. The end of round one. In the second, third and fourth round, LaMotta scores heavily with hard swings. Prima ripresa e adesso la quinta. Round 5 of the 10 rounder between Jake LaMotta, the Bronx Bull. Anche questo è un match senza titolo in palio, 10 riprese. Erano tempi in cui un match appunto sui 10 round senza titolo in palio poteva raccogliere un pubblico di 16.000 spettatori. Più piccolo nei confronti dell'avversario, Jack LaMotta. Momento favorevole a Bob Murphy. Murphy's had 73 bouts. He's won 61. 56 by knockout. Great knockout record. Tocca col sinistro Murphy. Poi LaMotta due volte col gancio sinistro. Scambi durissimi. Atteggiamento spregiudicato da parte di entrambi. Nessuna prudenza. Nessuna tattica ostruzionistica. Quasi nessun intervento dell'arbitro. Qui LaMotta prende decisamente l'iniziativa, adesso reagisce di meno Murphy. The end of round 5. In the next 3 rounds, Murphy out punches LaMotta and by the end of the 8th, Jake is very tired and shaky. Now round 9. Nona ripresa. Buona azione di Bob Murphy, pantaloncini neri. Motta costretto a subire.
LaMotta was 8 pounds heavier than tonight. Afterward, Jake said he was carrying too much fat, wasn't in condition. But even at 170, LaMotta seemed to run out of gas. Momento favorevole a Bob Murphy. In questa nona ripresa. Murphy's been coming up awfully fast in the last few rounds. Looks like LaMotta's going to have plenty of trouble trying to last this fight out. Ancora Murphy in avanti. Murphy che mette a segno il maggior numero di colpi. Poi un corto destro di LaMotta, ma non si ferma Murphy. Poi non si sa come LaMotta trova le energie per questo rush finale. Ora è LaMotta con un terribile sinistro, ancora il sinistro di LaMotta che fa sbandare l'avversario. In una ripresa nella quale ha costantemente subito, LaMotta riesce nel finale a rovesciare la situazione. Come sua abitudine, gli ultimi 30 secondi di un round. E ora non riesce quasi più a difendersi Bob Murphy, che aveva dominato il round. Murphy saved by the bell. Round 10 of this fight between... Veramente salvato dal gong alla fine della nona ripresa Bob Murphy, questa è la decima. LaMotta in the white trunks. Destro di LaMotta. Ancora il destro di LaMotta. Murphy looks out on his feet. He hasn't got over that awful beating in the ninth round. A vuoto Murphy. Sembra pesante sulle gambe. Si è messo in guardia destra LaMotta. Tornato qui in guardia normale. Grande coraggio, grande resistenza anche da parte di Bob Murphy. Murphy can hardly stand up. The crowd screaming for a knockout. LaMotta trying desperately to score it. Vedete che Murphy dà l'impressione di non farcela più. Il pubblico è tutto in piedi. Banda Murphy sotto i colpi di LaMotta, ma riesce ad arrivare in piedi all'ultimo colpo di gong. Vince LaMotta ai punti sulle 10 riprese. Jake LaMotta, the winner by unanimous decision. LaMotta takes a good going over from the younger Nardico, and Jake has slowed up almost to a walk. Now round 7 of this 10-rounder between Jake LaMotta, the former world's middleweight champion, and the hard-slugging Danny Nardico, here at the Coliseum, Coral Gables, Florida. Nardico in the white trunks,
LaMotta warned for low blow. That left uppercut hit below the belt. That was the first time LaMotta was knocked down in his entire career, over 100 fights. Just a few seconds left to the end of the round. The end of round seven. Round eight, but LaMotta can't come out. He can't answer the bell. Ci troviamo Jack LaMotta, il 14 aprile 1954. Aveva concluso il 52 dopo l'incontro con Bob Murphy, battuto per KO all'ottava ripresa da Danny Nardico a Coral Gables in Florida. Due vittorie per KO all'inizio del 54, il 14 aprile di fronte a lui Billy Kilgore. 33 anni ora per LaMotta. Dopo la sconfitta per KO con Nardico, era stato fermo un anno, non aveva combattuto nel 53, tornato all'attività all'inizio del 1954. Jack LaMotta in pantaloncini bianchi contro Billy Kilgore, pantaloncini neri. Seven years ago, Kilgore entered his first fight against Ray Raymond in New Orleans with a stunning first round knockout. Lo stesso stile di combattimento per Jack LaMotta, non la stessa intensità, inevitabilmente alla fine di una carriera molto dura, molto lunga. È il suo match numero 106. He doesn't like any distance between he and his opponent. Di una carriera iniziata 13 anni prima, nel 1941. A good combination by Jake LaMotta. Siamo alla decima ed ultima ripresa. The fight is very close here going into the 10th round. Kilgore seems to be coming on strong. Gancio destro di Kilgore.
Billy trained very hard for this fight. He's in magnificent condition. Gancio sinistro e destro di Kilgore. Now it's Jake LaMotta trying to use that gancio sinistro di Kilgore. Si tratta di vedere se LaMotta è in grado di esprimere il suo tradizionale finale. Ma è Kilgore che lo anticipa col sinistro. Billy could take it if he wins this round. Ancora invece Kilgore in avanti, destro, sinistro. LaMotta sulle corde. Ecco la reazione di LaMotta. Non rinuncia alla sua caratteristica LaMotta, ma c'è un gancio destro di Kilgore che lo ferma, poi il gancio sinistro, ancora il sinistro di Kilgore. What a sensational ending to this marvelous fight. Torna in avanti LaMotta. Col sinistro lo anticipa Kilgore. Gancio sinistro di Kilgore. LaMotta disperatamente in avanti. Gancio sinistro di Kilgore. Ancora il sinistro di Kilgore. Poi il destro, poi il sinistro. È l'ultimo colpo di Gogol. Vince ai punti Kilgore, sarà l'ultimo incontro di Jack LaMotta che chiude con un record di 83 vittorie, 4 pari e 19 sconfitte.